L'Accademia musicalmente, dopo la serata al Caffè Letterario Primo Piano, ha proposto al pubblico di Gussago una serata dedicata al pianoforte, a uno Yamaha speciale per la precisione, donato dal comune alla chiesa di San Lorenzo. Per festeggiare l'avvenimento, Martino Tosi, nell'ambito del Marenzio Plays, ha proposto un concerto, dopo essere stato anticipato da una maratona pianistica curata dai giovani di musicalmente. Siamo a San Lorenzo di Gussago perché noi, Accademia Musicalmente, abbiamo una convenzione con il Conservatorio Marenzio di Brescia. Questa convenzione riguarda la formazione di base che viene monitorata dal Conservatorio attraverso la collaborazione nei momenti degli esami di passaggio. È una convenzione complessa che quest'anno è stata fatta e riveduta grazie alla collaborazione e alla contributo del maestro Alberto Baldrighi, che è responsabile del conservatorio delle nostre convenzioni, e all'interno di questa collaborazione abbiamo messo anche una parte artistica, per cui il conservatorio ha organizzato un cartellone che si chiama Marenzio Plays. All'interno di questo cartellone gli alunni dell'ultimo anno o appena laureati sono invitati a fare un concerto nelle sedi delle altre accademie a seconda delle competenze di queste accademie. Dato che noi siamo una scuola che ha molti pianisti classici, a noi è stato dato il settore pianisti. Il giovedì si esibirà questa sera, che è giovedì, Martino Tosi, che è un laureato da marzo in conservatorio in pianoforte, ma già un talento, un nuovo talento emergente, una nuova promessa del pianismo italiano. Martino questa sera farà un recital molto bello qui in San Lorenzo. Perché? Perché a San Lorenzo abbiamo avuto un dono bellissimo. Voi sapete che la leggenda dice che quando arriva un pianoforte nuovo in una casa arrivano sempre delle belle notizie. E infatti a Musicalmente di belle notizie quest'anno ne sono arrivate tante, tantissime. A presto proprio l'apertura della sede paritaria con la certificazione di livello della scuola secondaria in strumento, pensate voi. Questo probabilmente proprio grazie perché qui in San Lorenzo è arrivato un bellissimo pianoforte a coda, un codino piccolino perché la chiesa non è grande, ma di grande qualità. Oggi, che appunto è giovedì, abbiamo fatto una lunga maratona pianistica con tutti gli allievi di Musicalmente di livello, quelli dei livelli più avanzati che studiano tanto e che sono preparati. Per 5 ore abbiamo fatto suonare questo pianoforte. Poi abbiamo fatto una piccola pausa e alle 9 questa sera Martino Tosi farà un recital bellissimo. Ieri sera invece al Caffè Letterario, che è un'altra delle sedi di Musicalmente, abbiamo avuto 3 pianisti, un quattromani e Filippo Zacchi, che ha fatto un recital da solo sul nostro pianoforte del caffè, che invece è un pianoforte verticale ma anche quello di grande qualità. Quindi collaborazioni attive perché i giovani si formano, poi si formano in modo professionale e tornano a noi accademie, magari come insegnanti o come esecutori, esempio per i nostri alunni. Questo è quello che con Marenzio Plays e col Conservatorio stiamo cercando di costruire. Questa scelta perché questa chiesa di San Lorenzo, ricordo, recuperata, che è di proprietà della parrocchia, ma è stata recuperata dal comune nell'ambito di una convenzione che garantisce comunque al comune l'utilizzo per 30 anni, è diventata davvero sempre più un bel luogo, un centro culturale, mi permetterei quasi di dire, laddove la musica in modo particolare la fa un po' da padrona, per cui non si poteva non, come dire, cercare di dare quella attrezzare in modo tale che possa essere la musica stessa, ripeto, eseguita con delle modalità sicuramente di qualità come merita questo luogo. Non sono per nulla esperto, tantomeno di pianoforte, però è intuitivo che questo luogo con la sua suggestione, la sua anche collocazione al centro del paese, proprio un luogo nevralgico per certi versi, costituisce un elemento davvero importante, lo è ormai da parecchi anni, da quando appunto è stata recuperata all'utilizzo questa chiesa, e perciò ecco, questo pianoforte per adesso è un passaggio, è una chicca, diciamo così, dai, una ciliegina. Si proporrò 3 brani, il primo è un brano di
Brahms, dell'opera 118, sono sei brevi, è composto da sei brevi brani di carattere molto lirico. Il secondo è un brano di Robert Schumann, e tra l'altro oggi è il compleanno del compositore, quindi auguri, e sarà l'ottava novelletta dell'opera 21, e infine di Rachmaninov, le variazioni su un tema di Corelli, opera 42. Certo, è per me un onore, ringrazio insomma il conservatorio che mi ha dato questa opportunità, sia l'accademia che mi ospita. Ho iniziato da molto giovane, 8 anni, io abito vicino a Milano, a Rho, nell'istituto musicale lì vicino, e poi piano piano diciamo che la cosa è diventata sempre più seria. A 18 anni sono entrato in conservatorio, e un consiglio ai giovani: studiare tanto, cioè appassionarsi alla musica prima di tutto, e dopo quello l'impegno è fondamentale per fare questa cosa, e le soddisfazioni poi arrivano e sono molte. A parte successo o non successo, di certo è una cosa formativa per la propria persona.